Buonasera. Visto che è un argomento, mettiamola così, un po' più tecnico, che forse interessa meno direttamente le persone, ma in realtà poi le potrebbe colpire in maniera pesante, e visto che Marco ha introdotto l'argomento del riordino istituzionale, e visto che ho questa mezza fortuna di essere anche componente del Consiglio metropolitano, mi piacerebbe capire, visto anche che siamo in un ambito del nostro partito, siete i candidati del Partito Democratico, siamo il Partito Democratico al governo di Castraso, di Bologna, della città metropolitana e speriamo probabilmente anche della regione Emilia-Romagna, mi piacerebbe che ci fosse un po' di uniformità di intenti, perché altrimenti accade che mentre parliamo in un verso con le persone di cambiamento, di semplificazione, di trasparenza, poi stiamo costruendo un sistema, e qui mi rivolgo a tutti, arrivo fino al governo senza problemi, un sistema in cui avremo dei livelli istituzionali che non si capisce bene cosa dovranno fare, come lo dovranno fare, come dovranno rapportarsi con gli altri. E per spiegarmi meglio parlo di Comune di Castraso, Unione Terre di Pianura, Città Metropolitana, Regione Emilia Romagna, Ministeri vari. In questo sistema, peraltro, mentre diciamo che siamo dalla parte dei cittadini, che bisogna restituire il potere ai cittadini che comandano loro, che bisogna essere democratici, due di questi livelli degli enti locali non sono neppure eletti direttamente dai cittadini. Quindi potrebbe accadere che io, Comune di Castraso, debba conferire delle funzioni all'Unione Terre di Pianura, la città metropolitana, per come la stanno gestendo, sta cercando di sbolognare tutto, a Bologna poi si può dire, e alla fine gli unici due enti che avranno il potere, perché avranno le risorse e la responsabilità decisionale, saranno quelli non eletti dai cittadini. Io la trovo una cosa decisamente grave e spero che appunto all'interno di un partito come il nostro, che bene o male sta diventando egemone proprio perché siamo bravi e perché stiamo dimostrando di essere il meglio sul campo, abbia anche la forza di dire che dobbiamo andare verso il potere ai cittadini, che è l'unico modo, è l'unico strumento poi per consentire davvero il controllo e anche il ricambio, perché altrimenti succede come nella sanità in Emilia Romagna, che eravamo al top nel mondo e stiamo peggiorando grandissimamente. Poi non sto a dirvi le cose che abbiamo già sentito, aggiungo solo sulla sanità che forse qualche barone anche ora che venga mandato a casa, che la smettano di scegliere loro i loro assistenti e che vengano scelti non per merito ma per qualche altra ragione. E forse un po' più di coraggio questo partito lo dovrebbe avere, perché se no diciamo che vogliamo cambiare verso e poi non cambia niente.